Ciao, io sono Samuele e benvenuto in Pompe di Calore su Misura. In questo video andiamo a vedere come simulare l'intero impianto di distribuzione e come leggere i risultati ottenuti dal simulatore. Passiamo ora alla simulazione vera e propria dell'impianto. I dati di progetto del cliente li abbiamo inseriti. Passiamo poi alla climatizzazione invernale. Fabbisogno termico l'abbiamo visto nel precedente tutorial come calcolarlo. In caso di calcolo da consumi, inserire anche il costo dell'impianto per ottenere il piano di ammortamento. Tipo di incentivo è possibile selezionare la detrazione al 65%, quella al 50% oppure il conto termico. A questo punto inseriamo invece i dati dell'impianto. Andiamo a inserire l'accumulo inerziale, 150 litri, le sue dispersioni e la temperatura dell'ambiente in cui è posizionato. Andiamo poi a definire il sistema di distribuzione. Ipotizziamo che sia presente sia un impianto radiante su metà della superficie e un impianto a caloriferi sull'altra metà. Abbiamo la possibilità di aggiungere anche dei ventil convettori e la ventilazione meccanica. Una volta che attiveremo gli impianti esistenti, abbiamo la possibilità di modificare le linee di distribuzione del radiante e dei caloriferi in questo caso. Quindi la lunghezza della tubazione, lo spessore dell'isolamento, conduttività dell'isolamento, il diametro esterno dell'abitazione la temperatura ambiente delle tubazioni e i consumi elettrici dei circolatori. Stessa cosa per la sezione dell'impianto a radiatori. Anche qui andrò a modificare la lunghezza, l'isolamento, diametro esterno e i consumi del circolatore. Non si è attivata la linea di distribuzione dei ventili perché non sono presenti. Andiamo poi nell'impianto radiante, superficie da riscaldare con l'impianto radiante, in questo caso allora un solo piano, temperatura massima 38 gradi, minima 25, una resa di 60 watt al metro quadro. Posso impostare la curva di lavoro climatica, quindi vado a crearmi la mia curva di lavoro semplicemente con il cursore del mouse. Bene, non rimane altro ora che selezionare quante ore al giorno lavora l'impianto. Basta passare con il tasto sinistro del mouse tenendo premuto come una sorta di cavalieri. Cliccando poi sul primo giorno da copiare e tenendo premuto si copiano tutti gli altri giorni. Ad esempio sabato e domenica posso pensare di far lavorare l'impianto per più ore. Bene, andiamo a definire poi la parte di caloriferi. Andiamo a inserire il numero di caloriferi, ad esempio 3, con un delta T di 50 gradi e una potenza di 1800 watt. Aggiungi. Poi abbiamo altri due caloriferi con delta T 50, erogano 1600 watt e aggiungiamo anche questi. E un calorifero che eroga invece 1000 watt. Anche in questo caso posso pensare di lavorare in climatica, ma preferisco con i caloriferi andare a lavorare in costante. Vado a selezionare poi le ore di lavoro. Ecco. E poi a copiare, tenendo premuto il tasto sinistro, su tutti gli altri giorni. L'impianto a ventil convettori abbiamo detto che non è presente. L'impianto di ventilazione meccanica invece è presente. Quindi abbiamo un impianto da 300 metri cubi ora con un'efficienza di scambio del 96%, un consumo elettrico degli ausiliari di 70 watt e umidità relativa ambiente desiderata 60%. In questo caso la ventilazione la faccio lavorare H24. Passiamo poi all'acqua calda sanitaria. Andiamo a definire, secondo la 11300 parte 2,
il tipo di abitazione, il numero di metri quadri ad appartamento, sono due piani da 80 metri quadri, numero di appartamenti 1, temperatura ingresso 10, temperatura utilizzo 40 gradi. Andiamo a definire poi il profilo di utilizzo, è una casa, e i dati dell'accumulo. 300 litri di accumulo, temperatura dell'accumulo stoccata a 50 gradi e le sue dispersioni. Passiamo poi al passo successivo, ovvero il ricircolo. Se è presente un ricircolo, quindi andiamo a definire la tubazione di ricircolo, lo spessore dell'isolamento, il diametro esterno della tubazione, i consumi del circolatore del ricircolo e andiamo a definire una programmazione oraria del ricircolo di questo tipo. Ecco, immediatamente abbiamo il calcolo delle dispersioni in kilowattora e la potenza necessaria per mantenere attivo il ricircolo. Passiamo poi al generatore, quindi andiamo a selezionare il tipo di pompa di calore, il modello tra quelli che ho già caricato, resistenza elettrica se presente, consumi elettrici ausiliari delle pompe di calore se presente e come produrre l'acqua calda sanitaria, ovvero se la pompa di calore produce sia acqua calda sanitaria che riscaldamento, devo spuntare acqua calda sanitaria. Altrimenti, se ho una pompa di calore dedicata per l'acqua sanitaria, vado ad aggiungere un nuovo modello di pompa di calore. In questo caso, manteniamo la stessa pompa di calore per fare anche l'acqua calda sanitaria. Non ci rimane altro che selezionare la zona climatica con i dati scaricati, dove abbiamo sia temperatura minima, media e massima dell'anno precedente di quella specifica località, nonché l'umidità relativa molto utile per il calcolo della ventilazione meccanica. A questo punto passiamo alla pagina dei risultati. A colpo d'occhio vediamo che il fabbisogno termico a gennaio è superiore rispetto all'energia resa dalla pompa di calore. Quindi molto probabilmente devo modificare gli orari di funzionamento dell'impianto perché lo faccio lavorare troppo poco tempo. Allora, torno in climatizzazione invernale, in radiante e aumento le ore di lavoro del mio impianto, così come anche i caloriferi. Torniamo in risultati. Ecco, infatti in questo caso invece si è allineato, quindi facendo lavorare per più tempo la pompa di calore, vado a coprire il fabbisogno termico dell'abitazione. Vado a inserire poi il costo dell'energia elettrica e l'incremento dell'energia elettrica. In questo caso abbiamo un fabbisogno termico di 25.511 kWh, un consumo elettrico della pompa di calore di 8.813 kWh, un consumo elettrico degli ausiliari di 641 kWh per un consumo totale di 9.457 kWh. A questo punto posso esportare il tutto in un file PDF.